Vediamo un problema sulla Stazione Spaziale Internazionale. Questa è la Stazione Spaziale Internazionale che sta orbitando sopra la Terra. Wikipedia ci dice la velocità media, ci dice che completa 15 orbite e mezzo al giorno intorno alla Terra e l'altitudine sopra il livello del mare, quindi la quota, è compresa tra questi due valori. Immaginiamo adesso di conoscere soltanto questo dato, cioè che completa 15 orbite e mezzo intorno alla Terra al giorno e di conoscere la massa della Terra. In questo problema vogliamo ricavare la velocità e l'altitudine sopra il livello del mare, utilizzando le leggi di Newton e le leggi della gravitazione universale. Questa è la Terra, il cerchio più interno, di cui conosciamo la massa, che è questo valore, 5,98 per 10 alle 24 kg. E in realtà conosciamo anche il raggio della Terra, indicato con R maiuscolo, 6.378 km. Questi valori sono riportati qua nella tabella del Sistema Solare. Il raggio equatoriale della Terra, in milioni di metri, e la massa della Terra. Invece il cerchio di colore rosso rappresenta l'orbita della Stazione Spaziale Internazionale di massa M minuscola. La massa della stazione non ci interessa, infatti si semplificherà nei calcoli. Questo vuol dire che la stazione potrebbe avere una massa doppia, tripla, la metà e non cambierebbe niente, cioè non cambierebbe la sua orbita né la sua velocità, non si avrebbe nessun effetto cambiando la sua massa. Abbiamo detto R grande il raggio della Terra, R piccolo il raggio dell'orbita, H la quota, cioè l'altitudine rispetto alla superficie terrestre. Il moto che compie la Stazione Spaziale Internazionale è un moto circolare uniforme con velocità scalare costante, V, che è una delle due incognite che dobbiamo ricavare, una è la velocità e l'altra è la quota sopra la superficie terrestre. Poi qui vediamo rappresentata anche la forza di gravità, che è l'unica forza che agisce sulla Stazione Spaziale Internazionale e causa l'accelerazione centripeta. Infatti il moto circolare uniforme, a dispetto del nome uniforme, sappiamo che è un moto accelerato e presenta accelerazione centripeta verso il centro della Terra, causata dalla forza di gravità. Secondo la relazione causa-effetto, che la forza di gravità, che è la forza totale, produce l'accelerazione centripeta nella stessa direzione e verso della forza di gravità. Quindi, quando c'è un oggetto in orbita intorno a una massa centrale, quasi sempre si parte dalla legge di Newton. Poi al posto della forza totale si scrive l'unica forza che agisce sull'oggetto, quindi legge di Newton applicata alla Stazione Spaziale Internazionale. Forza totale è la forza di gravità che ha questa espressione che scoprì Newton. Invece a destra abbiamo la massa della stazione per l'accelerazione centripeta che ha l'espressione V al quadrato diviso R. Il raggio dell'orbita si semplifica come anche la massa della stazione e da questa formula potremmo ricavare la velocità dell'orbita della Stazione Spaziale Internazionale lungo l'orbita. Quindi velocità uguale radice quadrata di g, la massa della Terra, diviso il raggio dell'orbita. Questa la utilizzeremo dopo. Adesso non possiamo utilizzarla per calcolare la velocità della Stazione Spaziale perché non abbiamo la distanza dal centro. Quindi il modo di procedere per trovare R è di sostituire alla velocità l'espressione spazio percorso diviso il tempo impiegato. Quindi lo spazio percorso prendiamo un intero giro, una circonferenza, 2π r, diviso il tempo impiegato a fare un giro, che è un periodo. Eleviamo al quadrato e andiamo a sostituire qua nella formula di prima. Svolgiamo il quadrato, r al quadrato lo portiamo a sinistra. Anzi, è questo R qua sotto che portiamo a destra in alto, quindi R al quadrato viene R al cubo. 4π al quadrato invece lo portiamo a sinistra e abbiamo ottenuto la terza legge di Keplero. Questa è un'equazione, noi dobbiamo trovare l'incognita R, quindi prima ricaviamo R al cubo, poi facciamo la radice cubica. Possiamo scrivere questa formula in vari modi, io utilizzerò questo, gm e t diviso 2π alla seconda. Quindi andiamo a sostituire i valori, questa è la costante G, costante di gravità universale, questa è la massa della Terra e qua dobbiamo scrivere il periodo diviso 2π al quadrato. Il periodo ce lo calcoliamo dalla frequenza. Infatti se la stazione spaziale compie 15 giri e mezzo al giorno, vuol dire che un periodo o la durata di un giro è un giorno diviso 15 e mezzo. Questo sia a livello intuitivo.
ma anche per la definizione di frequenza, cioè la relazione che lega frequenza al periodo. Il periodo, infatti, e la frequenza sono l'uno il reciproco dell'altro. Quindi, se abbiamo la frequenza, quanti giri fa al giorno, facciamo il reciproco della frequenza, quindi rovesciamo questo valore, questo calcolo, e troviamo il periodo. E questo periodo viene un giorno, quindi 86.400 secondi, diviso 15 e mezzo, 5.774 secondi, l'andiamo a sostituire qua, eseguiamo questo calcolo con la radice cubica e troviamo 6.958.000 metri. Vediamo le unità di misura. Al posto di newton scriviamo chilogrammi metri fratto secondo quadrati, ricopiamo metri quadrati, eccolo, e ricopiamo secondi quadrati e poi un chilogrammo va via con l'altro, quindi rimane un chilogrammo al denominatore. A questo punto semplifichiamo chilogrammi e secondi quadrati, rimane metri cubi, sotto radice cubica metri, e questo è il risultato. Infatti stiamo calcolando il raggio dell'orbita. Questo raggio è venuto 6.958 km. Per calcolare la quota, cioè l'altitudine rispetto alla superficie terrestre, dobbiamo togliere il raggio della Terra, 6.378 km. Il risultato è 580 km. È un valore un po' diverso da quello dichiarato da Wikipedia, che ci dice che l'altitudine è compresa fra 330 e 410 km. In realtà, dai calcoli eseguiti con le 15 rotazioni e mezzo al giorno viene quest'altra altitudine. Ora andiamo a calcolare la velocità della stazione spaziale. Possiamo utilizzare due formule. Questa è quella che avevamo scritto all'inizio, cioè questa quassù, oppure possiamo utilizzare questa che abbiamo utilizzato anche prima, cioè la circonferenza diviso un periodo. Cominciamo dalla prima, la 2π r, r il raggio dell'orbita, l'abbiamo appena calcolato, lo esprimiamo in chilometri. Il periodo in secondi, e il risultato è 7,57 km al secondo. Utilizzando l'altra formula otteniamo lo stesso risultato. È un po' più complicato il calcolo, dobbiamo metterci la costante di gravitazione universale, la massa della Terra e il raggio dell'orbita della stazione spaziale, stavolta espresso in metri, in modo tale che le unità di misura si semplificano. Infatti, al posto di newton abbiamo chilogrammi per metri al secondo quadrato, un metro si semplifica, l'altro lo ricopiamo, un chilogrammo si semplifica, l'altro lo ricopiamo. Chilogrammi si semplificano, metri, metri, metri quadrati, secondi quadrati al denominatore, e quindi estratta la radice quadrata rimane metri al secondo. Quindi il risultato è 7.571 metri al secondo, quindi in chilometri al secondo otteniamo lo stesso risultato di prima. Per portare questo risultato in chilometri orari come su Wikipedia, ricopiamo il valore numerico, chilometri, poi al posto di secondo, un secondo lo esprimiamo in ore. Un secondo è una frazione, è un'ora diviso 3600, cioè un 3600esimo di ora. 3600 lo portiamo al numeratore e quindi abbiamo il risultato, questa moltiplicazione, espresso in chilometri all'ora. Il risultato è un po' più di 27.000 km orari, 27,3 migliaia di chilometri orari. In buon accordo con il risultato indicato da Wikipedia, 27.600 km orari.